è come quest'anno, segnato dalla guerra in Ucraina, in tanti invocano la rugiada di uno spirito nuovo, di pace, per vivere la Pasqua. Una festa che segna non solo il ritorno della primavera e il risveglio della natura, ma anche il passaggio dalla morte alla vita. Attraverso il sacrificio del Figlio di Dio, come recitano le sacre scritture, la vita trionfa sulla morte e la luce squarcia le tenebre primordiali, donando il perdono e assicurando la salvezza. Il dramma della passione di Cristo, puntualmente ogni anno, è rievocato nel solco di affascinanti liturgie, intrise di misticismo, che hanno attraversato i secoli. Il Salento, come uno scrigno, racchiude rituali sospesi tra sacro e profano, mutuati a volte dalla dominazione spagnola, altre sgorgati dalla pietas popolare, alimentata dal messaggio veicolato dagli ordini religiosi e dalle confraternite laicali. Dopo la lunga parentesi a causa della pandemia, finalmente i riti religiosi ritornano in strada, all'insegna di silenzio e preghiera. I riti della Settimana Santa a Taranto, caratterizzati dall'incedere lento delle poste dei perdoni al ritmo della nazicata, ne sono un fulgido esempio. L'uscita delle poste dalla Chiesa del Carmine per visitare altre chiese dove sono allestiti gli altari della Reposizione è la prima fase della trilogia dei riti pasquali della Città dei Due Mari, che culminano con le processioni dell'Addolorata e dei Misteri. Di folla assiepata sfilano il gonfalone, la croce dei misteri e le otto statue che rievocano la passione di Gesù. Gesù nell'orto, la colonna, Lecce Homo, la cascata, il crocifisso, la sindone, Gesù morto e l'addolorata. Intensi ed emozionanti sono i riti che vanno in scena a Francavilla Fontana, dove le strade dal tramonto del Giovedì Santo sino alla sera del giorno dopo si popolano di incappucciati che vagano scalzi. In dialetto locale sono soprannominati i Pappamusci. Sulle orme di quel cammino penitenziale si celano i confratelli del Carmine, che indossano una veste bianca o ricamata, con l'intento di tramandare la memoria della Via Crucis praticata nei luoghi della Passione. Rigorosamente in coppia si recano in pellegrinaggio di chiesa in chiesa per rendere omaggio agli altari della Reposizione. A loro, la sera del Venerdì Santo, si aggregano i fratelli delle altre confraternite che sfilano lungo il tragitto della processione dei misteri. Tra ali di folla commossa spiccano i cosiddetti Pappamusci Cullitrai, che ripercorrono la Via Dolorosa, trascinando sulle spalle tumefatte pesanti croci in segno di espiazione. Il loro passaggio è annunciato dal rumore secco del legno massiccio della croce, sfregato sui basoli, in grado di far accapponare la pelle al loro passaggio. Degni di nota e tra i più toccanti nel Salento sono i rituali della Settimana Santa che vanno in scena a Gallipoli. In questa civitas confraternalis, aleggia in riva al mare, un sentimento che affonda le radici nel passato di un luogo da sempre crocevia di popoli, culture e religioni. Qui, tra le pieghe nascoste di chiese, balconi e palazzi, si anima la rievocazione drammatica della Via Crucis, accompagnata dal rullare di tamburi, dallo squillare di trombe e dalle marce funebri composte per solennizzare la morte di Cristo e il pianto disperato della Vergine.
Gallipoli serve una magnifica rappresentazione commemorativa della Via Crucis, affidata a diverse confraternite, orgogliose dei colori degli abiti confraternali, corredati di cappuccio e mozzetta, e in qualche caso, per antico privilegio, di cappello a falde larghe e bordone da pellegrino, a sancire la confraternita di appartenenza. La Settimana Santa entra nel vivo in tutte le diocesi il Giovedì Santo, con la celebrazione della Missa in Cena Domini. Alla conclusione della celebrazione liturgica, l'altare maggiore è spogliato degli arredi sacri, i crocifissi ammantati con un velo violaceo, le luci attenuate e le campane legate. Le particole sono trasferite dal tabernacolo, che rimane vuoto e aperto, presso un altare laterale del Tempio, destinato a simboleggiare il sepolcro dove Cristo fu deposto. La sera del Giovedì Santo, dopo la Messa, è consuetudine recarsi a visitare i sepolcri, ossia gli altari della Reposizione, allestiti e addobbati con tessuti damascati in ogni chiesa. Tutti gli altari sono legati da un unico filo conduttore, ossia la presenza di piatti cerimoniali, i cosiddetti piatti del paradiso, contenenti grano, orzo o legumi germogliati, il più delle volte avvolti in carta crespa colorata. I germogli, spuntati al buio, sono ornati con fiori e nastri colorati, che alludono alla rigenerazione della natura e al trionfo della vita sulla morte. Le rappresentazioni sacre più spettacolari, per il loro drammatico carico di patimento e emozione, sono, senza ombra di dubbio, quelle del Venerdì Santo, in Passione et Morte Domini, che perdurano sino all'alba del Sabato Santo. Il tempo si ferma in attesa del passaggio delle pesanti statue di pregio dei misteri e dei penitenti dei vari sodalizi. Grandi città e piccoli borghi, nella notte più lunga e sofferta, si trasformano in culla dell'urna contenente il corpo martoriato del Cristo. A stento i partecipanti trattengono la commozione quando riecheggiano le marce funebri eseguite dalla banda e si propaga nell'aereo, ai piedi del simulacro di Maria, avvolto da un tetro abito, l'inno struggente dello Stabat Mater. Il coinvolgimento emotivo è palpabile quando la Vergine desolata, dopo aver vagato per le strade del mondo, ritrova e rende l'ultimo saluto al figlio crocifisso. Il sole ormai sorge e si inchina al nuovo giorno che profetizza la gloria del Cristo risorto, che come un seme piantato nella nuda terra rinasce a nuova vita. Quella eterna, suggellata il sabato in resurrezione Domini attraverso la veglia delle veglie, con l'accensione e la benedizione del fuoco nuovo, simbolo di Cristo risorto, con l'aspersione con l'acqua benedetta che purifica e disseta, e con l'acclamazione Lumen Christi, ossia della luce di Cristo che illumina le genti. Thank you.